eccezionale spettacolo in piazza. Signore e signori, accorrete tutti quanti. Con noi le storie così belle diventeranno fantasia, diventeranno realtà. Signore e signori, con noi riderete e piangerete. Storie belle, bellissime, quasi sembrano inventate. Attenzione! Attenzione, venite! Venite! La malata, vero? Sì, venite, venite! Ma perché sta così con questa testa? Tu ti l'hai riavuto la testa! E mi la cade dentro, ma te ne devo finire l'unico messaggio, se mi aiuto! Ma io l'ho chiamato! E ma perché io mi ho trovato? Te l'hai provato, te l'hai trovato! Un attimino, perché qua ci sono io e a questo punto non avevo nessuno. Ah, non lo sei accorto che c'è io. Posso venire per favore, faccio il tuo mestiere, faccio il mio. Un attimino, per favore. Pensate, con via che stavolta ci ha vinto una via di 18 anni con un loro. Siamo qui, certo che i miracoli non ne posso fare, però farò del tutto per poterla salvare. Se non campo fuori. Se presentasse lo Sondonio Mezzasanna. Antonio Mezzasarma, contatemi. Il giocavedistico allo 15 di giugno di stannata, alla vanetta dell'incantissimo. Io me ne tornavo dalla campagna. Era quasi scuro. E cosa strana per l'estate non c'era nulla. E se che passava dalla vanetta dell'incantesimo, vedi venire verso di me una figura di fede. Ma poi mi addonavo, era Armerino, la figlia di Lucerù. Ma me la malesta come sapeva cosa urgente di fare. Con la testa calata, ne salutavamo. E poi i dati davanti votano passata dalla batteria. E allora? E allora chi? Voi dicesti che cercava di non fare se a riconoscere. Io non ne ho detto questo, anzi, vorreste sapere come detto questa informazione. Conosco Carmelina da quando era nica e saccio che picciò te. Mi pare che ci fosse un complotto per rovinare questa carusa che non ha fatto niente di male. E per giunta ci ha mescato pure a mia che non hai niente che dirmi. Quanti cristiani hanno visto spelti, girrembambole, innocenti abbandonati davanti alla chiesa della Urzante che diventano lupunari pelosi con le scaglioni. E nutto, dico nutto, ha mai fatto lo fine mondo che sta succedendo ora. Lo mese passato, Don Angelo Mannara ci ha pensato a rete dalle mura, che scapparono dalla campagna e ancora non l'ha trovato. Lui è contato allo barone e ci disse che c'aveva un parso lo girrembambolo e capì lo scanto parlando con crianza aveva cacato d'incasso. E cavitari d'argento, che avevano dalla scartella, se ci avevano trasformato in scorci di Vavalù. Ma nutto, dico nutto, ci venne in mente l'inquisillo. Certo, Don Angelo Mandara è pascolo, mentre Carmelina è femmina e dunque non conta. Don Angelo Mandara s'ha recuto futtendolo prossimo e vendendo per buono se me ne ero scadente. E dato cavolo e grana, conta. Mentre Carmelina, se può aiutare qualcuno lo fa, occorrerà, senza mai comparire. Alzatevi là tutti, la mano sopra la coscienza, e addoppatevi, si bocchi d'inferno. Io sono Poseidone, ho lasciato l'abisso amaro dell'Egeo, dove le ninfe ballano roteando la bella orma del piede.
fin da quando Febo ed io cingemmo questa terra troiana di petrose torri a filo di squadra, non se n'è andata mai dal cuore la simpatia per la città dei Frigi, dei miei Frigi. Fumiga, adesso che le forze argive l'hanno distrutta e saccheggiata, un uomo del Parnaso, Epeo, Focese, il piano fu di Pallade, ha costruito un gran cavallo pregno d'armi e l'ha introdotto entro le mura. Un idolo di morte, lo chiameranno i posteri il cavallo di legno. In sé racchiude il legno occulto delle lance, deserti, i boschi sacri e i templi, regge degli dei, stillano sangue. Sui gradini dell'ara, del sommo dio dei penetrali, Priam è caduto morto. Una gran massa d'oro e di tesori frigi predati va alle navi degli Achei. Guardano, il vento impoppa i greci che qua vennero alla guerra. Ed io sono vinto. Sono vinto dalla dea di Argo Era e da Atena. Insieme hanno distrutto i frigi. E lascio Ilio, famosa, lascio gli altari. Quando una città diviene preda ad un deserto lugubre, il culto soffre e per gli dèi non c'è rispetto più. Le prigioniere gemono, acute, strida, fitte, e ne rintrona il fiume. Si fa il sorteggio dei padroni. A chi è andato il popolo degli Arcadi? A chi quello dei Tessali? O dei Tesei, capi d'Atene? E quelle escluse dal sorteggio sono qui, sotto le tende, riservate ai duci dell'esercito. Vieni per di qua, figlio mio, e che gli dei ci assistano. Speriamo che la faccenda si metta bene per me, per te e per la mia pancia. Per quale faccenda ci stiamo adoperando, l'hai saputo, l'hai afferrato, l'hai capito. Tutto il disegno te l'ho tracciato a dovere, per questo sei stata ghindata in questa maniera singolare, perché oggi dovrai essere venduta anche se sei una ragazza illibata. Ma scusa, papà, con tutta la smania che hai per i bei pranzi in casa d'altri, vuoi arrivare addirittura a vendere tua figlia per assicurare il bene della tua pancia? Che ti meravigli che io non ti venda per i begli occhi di re Filippo o di re Attalo, ma proprio in vista dei miei interessi, dato che appartieni a me. Ma scusami, mi prendi per una schiava o ti ricordi che sono tua figlia? Il dilemma lo lascio decidere alla ragione della pancia. E poi, se è lecito, sono io che ho potere su di te e non tu, sul sottoscritto. Ma certo che il potere ce l'hai tu, papà. Però benché la nostra condizione, papà, sia quella dei poveretti, è bene campare con modestia e con moderazione, perché se alla povertà si sovrappone l'inosonia, la povertà diventa più pesante e la reputazione leggera come una piuma. Ma sei proprio insopportabile. Non lo sono e non credo di esserlo se mi sforzo di far riflettere mio padre sul valore dell'onestà, pur essendo ancora tanto giovane, perché per giunta i nemici sono capaci anche di diffondere dicerie non conformi al vero. Diffondono quello che vogliono e vadano a farsi fottere. Io non mi smuoverò dal mio proposito, a me i nemici non fanno più impressione. Papà, l'infamia per gli uomini è un guaio che non scompare mai. Anche quando pensi che non ci sia più, te la trovi sempre davanti. Ma hai paura che io voglia venderti veramente? Non ho paura di questo, papà, ma non voglio che la gente te ne faccia una colpa. Ma che mi parli di volere o non volere? La faccenda si farà a modo mio e non tuo. Il vecchio
consacrato e sperimentato mestiere dei miei antenati, io lo conservo, lo osservo e lo coltivo con la cura più scrupolosa. E in realtà dei miei antenati non ce n'è stato neppure uno che non si sia riempita la pancia esercitando il mestiere del parassita. Mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisnonno, il mio quadrisnonno e il mio nonno di quinto grado se ne stettero sempre a rosicchiare come topi la pappa altrui. E in tema di voracità nessuno gli poteva stare alla pari. Per conseguenza io esercito lo stesso mestiere ed occupo il posto dei miei ascendenti. Col cavolo che voglio esercitare anche il mestiere della spia. Non mi sembra decente spogliare il prossimo dei suoi beni senza correre rischi. E quelli che lo fanno mi fanno schifo, capito? Vero? Chiunque lo fa per l'interesse della comunità e non per quello suo personale potrebbe farci pensare che sia un cittadino virtuoso e devoto al pubblico bene. Ma quanto sarebbe bello che chiunque facesse condannare un violatore delle leggi desse poi al pubblico erario metà del compenso, che quando un delatore ha citato qualcuno in giudizio l'altro citi a sua volta lui in maniera da presentarsi tutte e due da pari a pari davanti ai triumviri. Se succedesse questo potrei garantire che non si vedrebbero più quelli che, adoperando l'albo pretorio come una rete, cercano di fare man bassa dei beni altrui. Ma non sono un coglione che vada a pensare alle pubbliche faccende, mentre per queste cose ci sono i magistrati, alle cui cure esse sono devolute. Ma ora mi infilo qua dentro per fare un'ispezione sugli avanzi di ieri, per vedere se hanno fatto un bel sonno, no? Se non gli si è attaccata la febbre, se sono stati coperti come si deve. Ma si apre la porta. Bisogna rallentare il passo. Tacca Indra e fallo sospettoso. Arrea, cominciamo. Volete capire o no? In apertura siamo. Sale. Usci. Usci. Ma che sta succedendo? Prego, che cos'è questa cagnara? Mi perdoni, eccellenza. Io ce lo dissi quando le fece Traser di fare silenzio e di stare assettati. Poi trasi questa persona e cominciamo a lasciare Caino, avanti. Carattere capo, signor pretore, sembra così fa. Alla cazza, allo circolo, si è carattere, non ci può nulla. Lei, per favore, faccia silenzio, risponderà solo se le farò delle domande. Seduti. Assettato. Assettato. Questi sono i fascicoli. Sì, eccellenza, tutti messi perfetti per data. Perfetto. Allora, sono messi per data 15 settembre, 14, 13, 12, 11. Ma non me lo può. Non lo poteva dire che era l'ultimo, eh? Forse l'ho messi al contrario. Non forse, ma li ha messi al contrario. Li ha. Dunque, le persone, per favore, che io chiamo rispondano presente. Iniziamo l'udienza. Oggi 11 settembre. Signor Giuseppe Fungia. Giuseppe Fungia. Usci, ma le persone qui presenti chi sono? Quelle della causa di oggi, signor pretore. Ma io ho chiamato il teste, ma non mi ha risposto nessuno. Scusi, lei come si chiama? Giuseppe Fungiazza, al suo servizio. Giuseppe Fungiazza. Fungiazza. Ha ragione. Perché qua io trovo scritto Giuseppe Fungia e poi staccato
di un rigo sa. Quindi questo per me fa supporre che lei si chiama Giuseppe Fungiazza. Signor pretore, io mi chiamo Giuseppe Fungiazza, tutto giunto, no Fungiazza. Ho capito. Ho capito, ha ragione. Per favore, usciere, faccia correggere questo cognome. Lo correggisco. Si chiama Giuseppe Fungiazza. Fungiazza, tutto giunto. E non staccato za. Glielo dica al dattilografo. La saggezza di Cocalos saprà leggere nel mio cuore e farà giustizia. Cocalos è grande e il cielo mi è testimone. Giustizia mi sarà resa davanti al popolo e agli dèi. Tacete, donne! Chi parli dunque? Cosa vi porta la mia presenza? Cocalos, una nostra guida. Dammi giustizia. Quale torto hai subito, donna? Per tre lune ho dedicato il mio tempo a tessere quella tela per il corredo di mia figlia che va sposa. Or quando completa, ho voluto bagnarla nel sacro fiume, mentre sotto i raggi del sole era stesa ad asciugare, questa donna cattiva l'ha presa e l'ha portata via. E tu, donna, cosa dici? Cocalos, tu che sei giusto, ascolta il mio cuore. Ella, vicino alla mia casa, passava ogni giorno e china sul telaio mi vedeva tessere con lena. Lodava la mia abilità e avida ammirava la mia tela. Quando ha visto la mia opera completa, con un pretesto mi mandò nell'orto. E a ritorno, il telaio vuoto mi gridava vendetta. Ma ditemi, di quanto voi affermate, chi può testimoniare? Al fiume andai di buon mattino, e ancora nei recinti le mandrie belavano cariche di latte. Nessuno mi ha fatto compagnia. La mia casa è nascosta dalle fronde, e dalla via non si vede l'uscio. Nessuno ha parlato con me durante l'opera mia. Orbene, donne, giustizia vi sarà resa. Non una di voi è stata vista tessere o filare. E dalle parole capisco che ognuna alla tela ci tiene. Perciò io, Cocalos, signore di Camico, dico, sia presa la pezza e in due parti uguali si divida, in modo che ognuna a casa se ne porti un lembo. Mio signore, accetto la tua volontà. Aspetta, o grande re, nella mia fatica preferisco non avere il frutto. La tela dalla intera a lei, che se la goda, che forse un giorno, presa da rimorso, me la renderà. Bene hai parlato, donna. Alle tue labbra colgo la verità. La tela è tua. Questa è la mia decisione. A quella donna menzognera siano dati 10 colpi di bastone per avere rubato oltre la tela anche il mio tempo. E all'altra sia tolta la tela e confiscata. Chi non sa custodire il proprio avere non merita di possederlo.
Torino, e tu copriti. E poi, da quando ti vesti così? Ma da sempre, papà. E questa, che cos'è? È la nuova vestaglia della Image, che ho comprato da Personal Lingerie. Ah, e tu? Pure. Ah, l'hai comprato pure da Personal Lingerie. Vieni qua, mascalzone, vieni qua. Mi stavi spiando? No, no, stavo ammirando la tua lingerie. Ma questo chi è? Mio padre. Non avrei mai voluto farlo, ma purtroppo è giunto il momento. Troppo cerebrale per capire. Sì, lo so, è difficile separarsi, ma forse è l'unica soluzione. Mio fedele amico, lo faccio a malincuore, ma devo farlo. Addio. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Pubblicità Progresso